Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Ampio dibattito in Consiglio regionale dopo la comunicazione in aula del Presidente della Giunta regionale Roberto Cota sulla situazione della maggioranza. La richiesta era stata presentata dai gruppi di opposizione. Aldo Reschigna, Partito Democratico. Non è per ritualità che noi chiediamo le dimissioni del presidente Cota. Le chiediamo perché Cota non ha più una maggioranza e perché la sua maggioranza si regge sul voto di una persona condannata in secondo grado. Le chiediamo perché non ha più un governo, non ha più un programma. La poca maggioranza che ha è pure anche divisa. Mario Carossa, Lega Nord. Questa maggioranza deve andare assolutamente avanti, deve andare avanti perché ci sono dei problemi enormi. Sarà più dura di prima, i numeri sono più risicati, è vero, ma io confido nel senso di responsabilità. In momenti difficili bisogna compattarsi e bisogna fare le cose che servono ai piemontesi. Anche il difensore civico d'ora in poi utilizzerà la videoconferenza via Skype per comunicare con i cittadini. Il primo collegamento ha coinvolto un utente che si è lamentata per i disagi causati dai ripetuti ritardi dei convogli di Trenitalia che utilizza con frequenza la Verbania a Torino per ragioni di lavoro. Antonio Caputo, difensore civico. È un servizio molto importante perché consente al difensore civico di essere presente, sia pure attraverso la videoconferenza, in tutte le province del Piemonte. Il cittadino, gli utenti, i comitati, associazioni, enti che vogliono rivolgersi al difensore civico possono parlare con me e cercare di vedere come risolvere i loro problemi e come è possibile per loro rivendicare il diritto ad una buona amministrazione. Il servizio, già attivo negli uffici relazioni con il pubblico regionali di Alessandria, Cuneo e Verbania, sarà esteso a tutti gli URP della Regione Piemonte. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Abbiamo messo in campo un nuovo servizio per i cittadini, la difesa civica decentrata. Ci sarà quindi un collegamento tra il cittadino e il difensore civico della Regione Piemonte per l'approfondimento sulle tematiche che i cittadini vorranno rappresentare al difensore civico regionale. I 50.000 volumi della Biblioteca della Regione Piemonte, disponibili al prestito, si possono ordinare negli uffici relazioni con il pubblico della Regione. I libri si possono prendere semplicemente recandosi presso uno dei 9 URP di Consiglio e Giunta presenti nei capoluoghi di provincia. Il catalogo della biblioteca è consultabile sul sito del Consiglio regionale. In vista del Natale, Poste Italiane mette a disposizione nella biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino una cassetta delle lettere nella quale i bambini potranno imbucare la letterina Babbo Natale. Chi aderirà all'iniziativa si dovrà ricordare di scrivere il mittente sulla busta per permettere a Babbo Natale di rispondere. È tutto per questo appuntamento. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.